Tutto finito, il Taranto viene sconfitto in casa, lo Iacovone, dal Fondi per 2-1 dopo i tempi supplementari e per i rossoblù la stagione finisce qui. E pensare che era iniziata nel migliore dei modi per la formazione di Michele Cazzarò, che era passata in vantaggio al 28esimo del primo tempo con Siclari, e pertanto il Taranto poi ha amministrato questo vantaggio fino al 20esimo del secondo tempo, quando il Fondi tutto sommato non aveva mai impensierito più di tanto l'estremo difensore Giordano. Ma al 20esimo il giovane Marsella, già ammonito, commette un fallo da rigore su Meloni. Il direttore di gara Lorenzin assegna la massima punizione per i laziali e estrae il secondo giallo sul volto di Marsella, che così va anzitempo sotto la doccia lasciando i suoi in 10. Sul dischetto si porta Noman, che trasforma e porta il risultato sull'1-1, risultato che poi rimarrà così fino al secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare. Il Taranto, nonostante l'inferiorità numerica, riesce a resistere spendendo però tante energie, forse troppo, arretrando il baricentro fino all'interno della propria area di rigore, e su un'uscita errata del portiere Giordano Tiscione realizza il gol del 2-1 che qualifica i fondani. Inizialmente il Taranto si schiera con il 3-4-3 con Giordano, portiere over tra i pali, difesa 3 composta da De Giorgi, rientrante, con Panbianchi centrale, Marsella a sinistra. Mentre Nose e Guardiglio sono sugli esterni, a centrocampo Mbida sostituisce lo squalificato Marsiglia, accanto a Ciarcià. Davanti si vede dall'inizio Yeboa con Siclari e Genchi. Dopo appena 2 minuti di gioco c'è una prodezza del portiere del Taranto Giordano su Ramceschi, su uno svarione di Marsella che scivola al momento del rinvio, ma Giordano è attento a deviare la conclusione da distanza ravvicinata nel numero 7 laziale. Al 23esimo c'è un numero di Yeboa che si libera di due uomini, si presenta in area di rigore e lascia partire un tiro a mezza altezza sul quale Calandra si oppone bene. Al 28esimo c'è il gol del Taranto che abbiamo già descritto, Yeboa imposta per Mbida sulla sinistra, traversione di quest'ultimo per la testa di Siclari che porta il Taranto in vantaggio. Sugli spalti 4.000 spettatori, poco più di 38.000 euro l'incasso. Con il Taranto in vantaggio si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 10esimo c'è un'azione di Genchi che si porta davanti al portiere avversario, ma viene stoppato proprio al momento della conclusione da Pepe. Al 15esimo c'è un gran tiro di Yeboa che dal limite o quasi dell'area di rigore manda il pallone al lato. Al 20esimo la prima sostituzione tra juniores, esce proprio Yeboa affaticato, entra in campo Gaetano. Un minuto più tardi il rigore, l'episodio che cambia la partita, Marsella terra Meloni, è entrato in campo 5 minuti prima, l'arbitro lo espelle, sul dischetto Noman non sbaglia, Giordano intuisce ma non riesce a deviare. La partita qui cambia, il Taranto arretra e il Fondi comincia a prendere coraggio, anche se al 34esimo c'è un tiro di Genchi, la parata in calcio d'angolo di Calandra, e un minuto più tardi sugli sviluppi del calcio d'angolo De Giorgi di testa manda incredibilmente sul fondo. Il tempo regolamentare si chiude con il punteggio di 1-1 e così si va ai tempi supplementari. Al 5° minuto del primo tempo supplementare ancora entra in campo al posto di Siclari. 2 minuti più tardi c'è un'azione di Genchi che però spara alto. Al 10° c'è il Fondi che si fa pericolosissimo sul susseguente cross di Tiscione su calcio piazzato. Iadaresta colpisce la parte bassa della traversa. Nella ripresa poi al 14esimo del secondo tempo supplementare ancora va al tiro ma nulla da fare. E infine, quando ormai sembrava fatta, nei minuti di recupero, al secondo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Lorenzin di Castelfranco Veneto, Tiscione trova il varco giusto dopo un'uscita di pugni di Giordano e porta il Fondi in vantaggio per il 2-1 che sarà il risultato finale. Playoff ancora una volta stregati per il Taranto, questa volta la squadra rossoblù ha cercato in tutti i modi di portare a casa la qualificazione, ma è venuta meno anche dal punto di vista fisico oltre che mentale. La stagione finisce qui e adesso non resta che programmare bene per un altro anno di Serie D.